Maria Rosa Resto del Carlino, buonasera, complimenti, sei il portiere con maggiori presenze in maglia bianconera, un traguardo che entra comunque nei libri di storia di questa società. Peccato quella sbavatura sul gol, poi però ti sei subito riscattato con una grande parata, direi che hai dato il tuo contributo anche stasera. Sì, motivo d'orgoglio prima di tutto entrare in questa graduatoria. Sono felicissimo perché comunque il mio cammino in questa città, questa società inizia da ragazzino, quindi sono strafelice anche se con i numeri io non ho mai guardati. Mi è stato riferito a fine partita, sono orgoglioso di questo traguardo personale. Abbiamo parlato prima con il mister, una domanda che ha fatto Valerio Rosa della difesa a 3, che ha, secondo noi, secondo io condivido quello che ha detto Valerio, ha dato come più grinta a questa squadra, più solidità difensiva che si è trasformata in maggior agonismo e quindi evidentemente anche una maggior protezione della porta. Come la vedi tu dalla porta questo tipo di difesa? Sì, è una difesa che lavora tantissimo, da dietro cerco di dare i punti di riferimento, le scivolate che devono fare, perché comunque è una difesa che molte volte Simic e 40 si ritrovano, diciamo, a diventare terzini, quindi sulle scalate per me mi sto trovando benissimo, abbiamo trovato secondo me una compattezza, ma quello secondo me dipende più da quello che mettiamo in campo, stiamo mettendo secondo me veramente tutto. Oggi è stata una partita difficile, tosta, dal primo minuto secondo me con una squadra forte, è una squadra veramente forte, quindi abbiamo comunque resistito, quando c'era da poter far male ci abbiamo cercato di far male, è normale che poi gli episodi in questo caso ci hanno aiutato, quindi siamo felici. Enrico, complimenti per la vittoria. Sei stato protagonista di un ottimo match, sia con i piedi che nelle parate. Nel finale è stato decisivo, nelle uscite alte. Peccato per quella leggerezza sul gol di Pavoletti. Cosa è successo? Sei stato spinto oppure è stato semplicemente un errore tecnico? No, è stato un errore. È stato un errore di. Non ancora lo devo rivedere, sinceramente. Volevo dare una mano alla squadra perché comunque avevo fatto un'uscita qualche minuto prima di pugno sopra le teste degli avversari e comunque l'avevano ripresa loro. Sono quelle situazioni dove magari per aiutare, per fare un qualcosa in più, si commette l'errore, ma è finito lì, ero già pronto con la testa a rigiocare. Se c'era una palla di nuovo per uscire, l'avrei fatta, l'avrei affrontata nuovamente, non c'era problema. Quindi è finito lì, comunque stavo bene. È normale che dispiace per la sofferenza della squadra, per la sofferenza dei tifosi, per la sofferenza di chi stava a casa, quindi è più quello. Però dai, è andata bene, sono felice così. Quanto pesa, soprattutto a livello di morale e mentalmente, aver battuto un Cagliari che l'ha dimostrato anche stasera, è una delle favorite per la vittoria di questo campionato di Serie B e anche per la classifica, perché comunque siete al momento, anche se ancora presto, a un punto dai playoff. No, abbiamo fatto un gran balzo con questa vittoria, abbiamo battuto Bari e Cagliari, le ultime due, quindi ci davano per morti, continuassero a darci per morti. Ci siamo ricompattati, secondo me, alla grande, sia come gruppo, sia come spirito. Per me è quello che sta facendo la differenza in questo momento, ma non è una differenza che arriva nel giorno della partita, ma arriva durante la settimana. Quindi c'è grande spirito. C'è voglia di far bene, c'è voglia di lottare, c'è voglia di soffrire quando c'è da soffrire, c'è voglia soprattutto di gioire con il nostro pubblico, perché vincere di nuovo in casa dopo tanto tempo era importante anche per noi, ma è un regalo soprattutto per i tifosi. Visto l'infortunio di Leali, stai trovando continuità con buone prestazioni. Come hai vissuto invece quel periodo post-infortunio di Nicola Leali in cui sei stato un po' messo in discussione, barra in ballottaggio con l'ultimo arrivato Bauman? Come ogni giorno, mi sono allenato, disposizione per me, prima di tutto siamo professionisti, poi in questa piazza per me è diverso, quindi sono il primo che non ha cercato sempre di aiutare la squadra anche se non stavo giocando, come ho sempre fatto quando c'era Nick, poi ripeto in questa squadra, in questa città sicuramente il sentimento che ci metto è diverso. Quindi sono stato in silenzio, mi sono fatto trovare pronto cercando di dare una mano alla squadra. Grazie mille.